al Festival dello Sport di Trento, della Gazzetta dello Sport del gruppo RCS, l'Abruzzo ha oggi presentato una case history, così dicono i giornalisti alla moda, una storia di successo, quella della grande partenza del Giro d'Italia, quella degli investimenti fatti sullo sport, sui grandi eventi sportivi, di spettacolo e culturali che stanno rilanciando e facendo crescere il turismo in Abruzzo. Oltre il 9% di presenze in più da gennaio a agosto del 2023 rispetto all'anno precedente, una crescita 2,5 volte quella dell'Italia, crescono tutte e tre le province, oltre a Teramo che ha sempre avuto e conserva il primato e un gran numero di presenze, ma crescono oltre il 15, 16, 18% anche Chieti, Pescara e L'Aquila. Gli investimenti fatti producono reddito in Abruzzo, producono ricchezza, 500.000 di presenze in più in questi 8 mesi, è un investimento indovinato e soprattutto la grande partenza del Giro d'Italia ha prodotto risultati enormi di ritorno pubblicitario, a cominciare dalla Costa dei Trabocchi che ha avuto l'onore della prima tappa, ma per tutto il territorio regionale abruzzese.